È stato un corso di aggiornamento professionale per giornalisti, direi molto interessante con tre aspetti particolari. Il primo è che dell'alcol non si sa tutto quello che si dovrebbe sapere e l'informazione in questo gioca un ruolo molto importante, soprattutto nei più giovani. L'altra cosa che non si sapeva è che, per esempio, l'alcol è uno dei fattori di rischio anche per che causano neoplasie, tumori, insomma, addirittura tra i primi posti, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo elemento che non si sapeva. Il terzo elemento è che questo tipo di patologie soffrono molto, ovviamente, di cause infettive, abbiamo parlato anche di quelle che sono la genesi delle cirrosi epatiche, encefalopatie epatiche, eccetera, ma molto anche è un prodotto anche della cultura di comunicazione di massa, e abbiamo visto come e quanto in persone che soffrono o hanno sofferto problemi di alcolismo, anche soltanto il pensare, il veder passare una pubblicità che parla di una bevanda alcolica, attivi delle aree del cervello che in genere sono deputate a tutt'altri piaceri della vita, che possono essere il divertimento, l'amore o la simpatia. Quindi ci sono dei meccanismi evidentemente anche fisiologici e fisici che ci rendono in qualche modo dipendenti, e che forse l'informazione e la comunicazione dovrebbe in qualche modo conoscere, non tanto per combattere, perché non è una guerra, ma quantomeno per informare i cittadini nella maniera più corretta. E questo era un po' lo scopo di un corso che, ripeto, era per giornalisti.